Finisce 2-0 per il Pescara, l'ultimo test amichevole stagionale contro il Cerignola dell'ex Gigi Cuppone. I gol nel primo tempo, sempre a Curzio Bentivegna, dopo le due reti fatte nell'amichevole di Vasto, ha sbloccato il risultato con un destro che si è insaccato all'angolino basso, il raddoppio al termine di una bella giocata iniziata proprio da Curzio Bentivegna, su il cross per l'inserimento di Gianmarco Cangiano, Cangiano che poteva fare sul finire di tempo anche il terzo gol. Nel secondo tempo tanti cambi da una parte e dall'altra, forse meglio il Cerignola che ha avuto più il possesso palla, ma conti fatti, sia Plizzari nel primo tempo e nella prima parte della ripresa sia Saio non hanno corso pericoli, e forse questa è la nota positiva della serata di Silvi. Il Pescara si è mostrata squadra molto solida che non ha concesso palle gol al Cerignola. Da venerdì prossimo si farà sul serio, sarà campionato, ci sarà tanta virgolette attività sul calciomercato, squadra che va naturalmente rinforzata, ma di questo c'è tempo per riparlarne. Intanto andiamo ad ascoltare nel post partita le parole del terzino Crialese, schierato dal primo minuto nel 4-3-3 del tecnico Baldini. Crialese, intanto ben arrivato a Pescara. Grazie. Diamo un po' un tuo giudizio su quella che è stata la prima vera amichevole contro una squadra di pari livello. Ma secondo me è andata bene, diciamo, oltre al risultato, secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo dove forse potevamo fare anche il terzo o il quarto gol. Poi il secondo tempo magari è andato un po' piano piano, siamo andati un po' sottotono, però nel senso sono cose che ci può stare agosto. Quindi secondo me è stato un buon test contro una buona squadra di livello, quindi siamo soddisfatti. Il mio giudizio è dato anche equilibrio alla linea difensiva, perché Moruzzi ha spiccate doti offensive, però qualcosina concedeva lì il Pescara. Con te sostanzialmente si è vista una linea molto ben organizzata. Sì, sì, diciamo che abbiamo subito poco, ma non dipende certo da me, dipende dalla squadra, perché i primi a far subire poco la squadra sono gli attaccanti, quindi... Diciamo, siamo stati bene in campo, abbiamo tenuto bene il campo e siamo contenti, ma sicuramente possiamo ancora migliorare. Ti chiedo un po' su questa trattativa, perché si parlava da settimane, scambio Crialese Colai, poi si erano aggiunti Tomassini e Leo. Quando ti è arrivata la proposta del Pescara? No, ero molto contento, anche perché io conoscevo il mister, quindi sapevo che, a parte la piazza, che è una piazza importante, sapevo che col mister possiamo fare bene, e quindi appena ho saputo l'interesse ho subito detto al mio procuratore che volevo venire qua. È stata un po' lunga, però alla fine ce l'abbiamo fatta, quindi sono contento così. Tu hai tante partite fatte in Serie C e tanta esperienza. Per rispondere alla domanda che ti sto per fare, dove può arrivare questo Pescara? Ma guarda, in questo momento secondo me non te lo saprei dire, nel senso, ma secondo me in qualunque squadra... Gli ultimi 10 giorni di mercato cambiano gli equilibri. Sì, bravo. E comunque penso che col lavoro possiamo dire la nostra. Il mister lavora molto in campo, ha delle belle idee, secondo me col lavoro quotidiano possiamo dire la nostra, anche perché ho visto una squadra che si allena molto forte e bene. Ti chiedo l'ultima cosa, cosa ti chiede Baldini, cosa chiede ai suoi terzini? Ma chiede di spingere, chiede di giocare, nel senso tutte cose che possono aiutare la squadra, diciamo. Penso che piano piano possiamo solo migliorare con questa squadra. Bocca al lupo. Dico veramente, perché siamo all'inizio e penso che se seguiamo il mister e continuiamo a lavorare così possiamo solo migliorare. Bocca al lupo. Crepi.